E chi se lo aspettava un evento fionda? Di certo non mi aspettavo Evangelion, quello è sicuro. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Se devo essere sincero, un evento fionda dopo un evento torneo me lo aspettavo. L'evento fionda è un po' come il punitto, c'è quasi sempre un evento dopo un altro. Quindi ho detto, vabbè, è un evento fionda, chi se ne frega, ma Evangelion... Evangelion è stata invece una bella sorpresa, non me l'aspettavo proprio che Level 5 facesse questa joint venture con Gainax, ma va benissimo. Però c'è una cosuccia che non va bene, ovvero la campagna per il comeback. Questa qui, insomma, con il tesoro che vediamo ogni tanto e non vi sto a spiegare come si fa perché... ogni volta cambia. Non è vero, non è che cambia, ma anche se mi impegno a fare quello che chiede, non ricevo le ricompense. Perché? Boh. Però c'è anche la campagna dei retweet, e se retweetiamo un certo numero di volte il messaggio che ci ha lasciato Level 5, possiamo riscattare un certo numero di punti. Quindi magari andate a farlo anche voi se avete Twitter, oppure createvi un account apposta e retweetate il messaggio giusto per ricevere un po' di punti extra. Ma l'evento di oggi, andiamo a vedere subitissimo cosa c'è da fare. Beh, ovviamente c'è da slottare, cos'altro se no? La cosa buona è che a inizio evento ci regalano Rei Ayanami e Eva 00 come bonus yokai e ce lo regaleranno per 4 volte totali se non erro. Da quello che mi ricordo è la prima volta che fanno una cosa del genere, ovvero regalarti più volte lo stesso puni. Però va bene. Lo scorso evento inoltre non ho farmato quanto avrei voluto perché era un evento un po' particolare. E ho scoperto poi che al mio tablet piace disconnettersi da solo da internet, la connessione scompare a caso, quindi si stacca, quindi dovevo sempre tenerlo sotto controllo e monitorarlo ogni tanto. Ma vediamo di procedere con le slottate. Qui l'unica maniera per fare dei punti in un evento del genere è giocare con la fionda e trovare, magari reclutare qualche yokai che appunto vi fa guadagnare più punti, ma non è facile. Intanto, vabbè, il robot ce l'abbiamo, non ricordo neanche il suo nome, poverino, ma già ce l'avevo, poi due volte dentro la stessa slottata, dentro la stessa multi, va bene. Che urlo, Whisper! Ho appena l'audio di gioco ho sentito un urlo pazzesco di Whisper. Shinji incazzato! Che bello! Guardalo qui quanto è incazzato! Shinji e Eva 01. Risvegliato. Oh, che bello. Vediamo un po' che fa. Dunque, tripla Z. Ok. Ah, mi dà il boost nei livelli difficili. E riduce il danno. E ne fa di più contro il decimo angelo. Quindi ho trovato praticamente il tripla Z, quello più raro. Va bene. Attenzione però, attenzione. Questa multi è da paura. Chi è lei? Mari? E Eva 05? Mari e Eva 05 fa più danno nei livelli normali della Ojiki, della fionda. Perfetto. Andiamo avanti, che non si trova nulla. Tu che mi dai? Dammi qualche bella multi, dai, dai, dai. Vediamo un po'. Niente. Rei e Mark 09, che... Rei e Mark 09 non mi dispiacerebbe. Ah! Drango Z? Mari Eva 08. Mari Eva 08 fa più danno nel livello difficile della Oajiki, della fionda. Bene. Questa multi è buona. Ne farei un'altra a questo punto perché ho così. Uno che fa danno nella fionda normale e due che fanno più danno nei livelli più difficili. Un tripla Z, un Z e un SS se non sbaglio, sì. Quindi... mi sembrava quasi... stavo aspettando un po' troppo, dico, non è che un'altra fio, un altro spiro di trombe? Non mi deludere. Però due dorate che danno nulla. Vediamo. Però potrebbe anche uscire dalle rosse. La worst waifu ever, Asuka.
Ma ho premuto per vedere Asuka! Va bene che fa schifo come waifu, però dai! Senti, ok che Asuka è una mestruata pazzesca, però... Oh, allora... Asuka e Eva 02... Che simbolo è quello? Gamma. Sì, la gamma è il simbolo questo qui. Dunque, è abbastanza forte, spenda Kai. Riduce il danno e ne fa di più contro il decimo angelo. Ah... magari non trovo nulla, però mi prende troppo bene così. Beh, che dire. Che dire, fammi vedere. Ah, lei, vabbè. Va come va. Il nemico più debole della fionda è l'angelo 9. Quindi spero di riuscire a farvi vedere anche quello più difficile, che non ho ancora, non so ancora chi è. Penso che il livello impossibile sia invece l'angelo 10, perché viene detto che Shinji riduce il danno contro l'angelo 10, quindi contro il decimo angelo, quindi deve per forza essere un livello impossibile. Niente, non compare. Magari se riesco faccio uno screenshot e vi faccio vedere chi è, perché sennò... Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione il link per Instagram e Telegram che vedrete anche passare qui in sovrimpressione. Se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi e ovviamente ci vediamo al prossimo video, che tanto è domani. Bye bye!